Nella casa del Grande Fratello sta prendendo forma un nuovo intreccio amoroso. Negli ultimi giorni, infatti, è parsa evidente la vicinanza tra Elena Prestes e Javier Martinet, ma Julia Bruschi ha deciso di mettere zizzania tra la modella brasiliana e Maria Vittoria Minghetti, confidando alla prima che la seconda sarebbe gelosa dall'intesa tra lei e il pallavolista argentino. Maria Vittoria è gelosa di te. Piuttosto perplessa, la brasiliana ha replicato. Dici? E poco dopo ha raggiunto lei stessa la Minghetti e le ha detto. Sono qui perché mi mancavi. Maria Vittoria ha replicato. Invece di stare con Avi. Perché secondo me stareste molto bene insieme. Deve pure muoversi lui. Cerco mica solo lei. A quel punto, la Prestes ha palesato all'amica quanto sta accadendo con Martinet. Noi stiamo bene. Siamo sempre stati vicini anche se abbiamo avuto una discussione perché c'era Iago in mezzo e ora siamo più vicini che mai. Ma ora ci stiamo facendo compagnia. Lui mi chiama e io lo chiamo. Ieri abbiamo dormito insieme e poi lui mi ha detto. Dai, guardiamo un film, siamo venuti qui. Stiamo creando una cosa molto bella, ma molto delicata. Lui gioca un pochino con gli occhi, anche io gli sorrido. È un bravissimo ragazzo, io ho visto il suo carattere ma sono successe tante cose sia che per lui che per me. Ha l'energia giusta per me, tutti i miei fidanzati erano come lui, nel suo mondo. Poi la domanda diretta a Maria Vittoria. Ma a te piace lui? La verità, e la Minghetti? Guardami negli occhi? Zero attrazione fisica per lui, ma zero di tutto. In seguito, però, avendo saputo della battutina di Julia, ha chiesto ad Elena, ma... Lei te l'ha chiesto così oppure tu hai chiesto? Inizialmente, la Prestes ha provato a mentire, poi alla fine ha ammesso. Io ho chiesto secondo te, sì ho chiesto io. No, non è vero. Non l'ho chiesto io, ma non voglio fare casini. Non dirmi bugie, non riesco a capirlo, boh. Io ho molto affetto per lui. Ma non lo vedo in quel senso e non ci sarà mai niente in quel senso, ha detto Maria Vittoria. Anche perché mi sono avvicinata e mi sono sbilanciata verso un'altra persona. Non ti direi mai che carini che siete, sarei masochista. Anche lei sembra abbia un pregiudizio. A me fa ridere che la gente parli delle persone così. Io non provo nulla, zero. Quando a me piace una persona io mi comporto molto di più di come mi comporto con Tommaso, altalenante. Te lo direi serenamente, stai tranquilla, non mi piace. Anzi, sono felice se ti avvicini a lui,